Questo è quello che succede sul grande raccordo anulare, l'unico accesso per andare a un pronto soccorso nell'ospedale del Sant'Andrea. Io ho un appuntamento alle 9:30 e sono qui da circa 40 minuti. È una cosa indescrivibile. Non si cammina neanche a calci, perché tanti utilizzano l'ospedale come accesso per passare dalla parte opposta per arrivare sulla via Tiberina. Questo è quello che succede a Roma. Guardate, per andare al pronto soccorso sto andando a piedi. Ditemi voi se questa è una cosa fattibile. Lì c'è una macchina che trasporta sangue, che se la sta facendo tutta contromano. La lastra è la stessa? Quello che non capisco è che se dovesse passare un'ambulanza per soccorsi urgenti non arriverebbe mai. Ecco quello che succede qui a Roma. Guardate, è incredibile. Si cammina neanche a calci, neanche a passo d'uomo. Guardate, le macchine sono praticamente ferme. C'è gente che deve andare in ospedale. Non c'è un vigile, una macchina della polizia stradale che faccia alternare queste file. È una cosa che poi questa succede non da molto, ecco. Ora poi vi farò vedere quante macchine entreranno nel Sant'Andrea per passare da una parte all'altra. Guardate. 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 Non è che giro per Viterbo, attenzione, eh! Come vedete nessuna macchina sta girando in direzione Viterbo, come vedete dai segnali stradali là. Ma bensì passano tutti all'interno dell'ospedale. Guardate, guardate! Che schifo, guardate! Signora Raggi, che cosa vogliamo fare per questa situazione, eh? Dite voi, eh? Guardate, guardate, tutti all'interno dell'ospedale. L'80% delle macchine utilizzano l'ospedale per andare a prendere la Cassia, la Tiberina. È incredibile. Guardate, guardate, guardate. Guardate, 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 qui ci stanno questi poracci, ci stanno questi poracci qui che sanno quello che fare, ora denunceremo. Ma oh, tu pensa che sa quello che fai? Leva quel telefono, levalo subito. Ma di chi? Perché è proprietà privata, capito? Sì, leva quel telefono.